Noi adesso parliamo di migranti perché continuano gli sbarchi a Lampedusa, nella giornata di ieri 135 persone. Sentiamo. Ancora sbarchi a Lampedusa, dove ieri sera sono giunti altri 135 migranti con quattro diversi barchini soccorsi da una motovedetta della Guardia Costiera. Salgono a 10 quindi gli approdi solo nella giornata di ieri. Quattro delle sei bare che erano nella camera mortuaria del cimitero di Calapisana a Lampedusa sono state trasferite con il traghetto di linea e sbarcate a Porto Empedocle. Due verranno portate a Montevago, altrettante al Camposanto di Siculiana. Le altre bare rimaste al cimitero di Lampedusa verranno trasferite soltanto dopo che arriveranno le autorizzazioni di procura e prefettura di Agrigento. L'emergenza è nei fatti. Si avviano a superare quota 40.000 migranti sbarcati in Italia nel 2023, quattro volte più dello stesso periodo nel 2022. Il sistema d'accoglienza, 130.000 ospiti, è sotto forte pressione e il Viminale cerca soluzioni per non farsi travolgere dai flussi che sembrano inarrestabili, specie dalla Tunisia. Favorire i soccorsi diffusi dei migranti attraverso i centri di accoglienza straordinaria, escludendo categoricamente la nascita di grandi strutture per quanto riguarda i centri di permanenza e rimpatrio, è quanto proposto dal ministro dell'Interno Piantedosi alla conferenza delle regioni.